costituito questa associazione nel 2013 con l'obiettivo, tra i tanti, di poter accorciare il digital divide. Cerchiamo di offrire dei corsi di informatica per i bambini attraverso un approccio visuale alla programmazione, con lo scopo di arricchire tutto quello che è l'ambito della logica, della matematica e dell'informatica. È un'iniziativa molto particolare perché serve ad avvicinare i ragazzi alle nuove tecnologie, a prepararli e a fargli apprendere come programmare, come usare le nuove tecnologie in una maniera abbastanza innovativa. Si impara giocando, si impara facendoli sbagliare, si impara facendoli giocare a tutti gli effetti con tutta una serie di attività ludiche che li portano da soli a programmare, cioè a ragionare in maniera logica. Insegniamo a programmare stimolandoli, prima dandogli uno stimolo apprenditivo, degli stimoli reali, mostrandogli loro le stampanti 3D in movimento e anche dei controller degli oggetti che sono stati creati con materiali di risulta da vecchi computer. Poi cerchiamo di stimolarli anche con delle immagini, con dei problemi matematici, con dei piccoli quiz per cercare un pochino di farli corroborare, per farli riscaldare. Li abbiamo invitati a utilizzare questo gioco realizzato da un compagnetto, quindi diventa una sfida competitiva, una competizione sana per allenare la loro mente, allenare l'attività di creatività. Insieme ad altri colleghi partecipiamo all'attività Coderdojo come psicologi scolastici e come tutor, mentor. Siamo qui perché la psicologia insieme all'informatica oramai sono due ambiti che vanno di pari passo e quindi la nostra presenza spesso e volentieri è ben gradita da Palestra per la Mente delle attività di Coderdojo Ateneo. Oggi, nonostante il caldo, abbiamo avuto tanti giovani partecipanti e anche tanti partecipanti meno giovani che vogliono partecipare alle prossime avventure del Coderdojo e diventare mentor. Immaginiamo di incontrarci in giro nei paesi dell'Etna nei prossimi 3 mesi. Speriamo che attraverso questi incontri i bambini vengano indirizzati verso questo percorso che, oltre ad essere formativo, li arricchisce proprio anche da un punto di vista personale, perché hanno l'opportunità di sperimentare e conoscere altri bambini e fare esperienze che certamente li aiuteranno nel corso della loro vita futura. Siamo qui ospiti qui a Pedara e colgo l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione e la sensibilità che hanno mostrato nell'accogliere sia questa iniziativa e altre, come ad esempio il progetto che stiamo portando avanti come GAL Around Etna. Sono dei tour che metteranno in rete tutto il nostro territorio, che va da territorio etneo, che va da Giardini Naxos ad arrivare a Piano Provenzana, Rifugio Sapienza, Nicolosi, Pedara. Il fatto che noi abbiamo ospitato questa manifestazione è il segnale che noi diamo verso loro, verso la voglia che abbiamo di trasmettere queste nuove culture, la voglia che la nuova gioventù, la nuova generazione di pedaresi si approcci al nuovo mondo nella maniera corretta, con la logicità che impone il nuovo mondo del sociale, del web. Quindi il fatto che si possa essere una palestra per la mente per noi è un evento importante e quindi siamo ben lieti di ospitarli in questa manifestazione. Pedara sia sempre propensa a portare avanti iniziative del genere, quindi inviteremo gli organizzatori a riproporre manifestazioni del genere, perché dico, i nostri ragazzi hanno bisogno di questo e non di stare rinchiusi a casa e fare cose improduttive. Questa bellissima iniziativa formativa che dà la possibilità ai giovani, più di 30 ragazzi che con questo progetto realizzeranno dei programmi informatici. La cosa bella è che tanti giovani dei paesi limitrofi stanno partecipando, quindi è una manifestazione che coinvolge un po' tutta l'area etnea.